E voliamo sul crossodromo Città di Acerra, siamo alle porte di Napoli, qui è andata in scena per la quinta volta il trofeo Motocross Motul voluto dal team Fashion Bike guidato da Tony Cerbone. Vediamo anche le gare della MX1 Fast Expert ed Elite, 19 partenti con Alfredo Memoli che subito stacca davanti a noi in questo momento l'all shot di 3D Graphics. I piloti che hanno conquistato appunto lo sciolto hanno vinto anche una dotazione di grafiche per la moto disponibile per il 2019. Dicevamo, piloti della MX1 Fast più Expert più Elite che corrono insieme accorpati. Abbiamo registrato il miglior tempo di stamattina in questa categoria con Alfredo Memoli, 1:20:020, seguito a 1:20:818 da Davide De Bortoli, mentre Giovanni Bertuccelli ha staccato il terzo tempo con 1:21:106. Quindi nomi importanti in questa categoria. Abbiamo anche Andrea Jacopo Schinto, Luca Morelli, Felice Compagnone, Leo Bruno Di Biase, per dire qualcuno, ma ci sono anche Nicola Di Luccia, Marco Dandolo e via via altri piloti conosciuti nel panorama del motocross del Meridione, ma non solo. Ragazzi che vanno a disputare ovviamente ogni anno anche il campionato italiano, cercando di essere più presenti possibili alla competizione tricolore. Torniamo un po' sulle immagini di questa prima manche della MX1 Fast Expert ed Elite. Eccolo il numero 316, Giovanni Bertuccelli, pilota siciliano, che non è partito proprio benissimo, dando la possibilità proprio, eccolo qui, ad Alfredo Memoli di portarsi in testa il pilota del motoclub di guida con la sua Husqvarna, protagonista anche della sua, con la sua Academy e le lezioni di diversi ragazzi che seguono le indicazioni di Alfredo Memoli, uno dei piloti sicuramente e più interessanti nel panorama campano in questo momento storico. Che è seguito in questo momento da Davide De Bortoli, che sta cercando di ricucire quanto più possibile il gap rispetto al nostro pilota campano in questa MX1, anche se in realtà corrono per categorie diverse, ma quando si è in pista si cerca sempre di dare il meglio anche rispetto agli avversari di altra caratura che corrono comunque per un'altra classifica, come è stato proprio in questo caso nella quinta edizione, vi ricordo, del trofeo Motul Motocross categoria MX1, con Memoli che cerca di tenere a bada tutti gli attacchi di Davide De Bortoli, un pilota sicuramente di caratura importante, che in questo momento proprio nella parte finale del circuito, anche con qualche problema scegliendo la traiettoria interna, riesce a superare il nostro Alfredo Memoli e portarsi in testa in questa prima manche della categoria MX1. Sarà così in realtà anche nella ripresa con Davide De Bortoli, che vincerà nella MX1, seguito da Giovanni Bertuccelli e Felice Compagnone, con Alfredo Memoli che si aggiudicherà la Fast, seguito da Andrea Jacopo Schito e Luca Morelli, mentre la Expert andrà a Francesco Angiulli, seguito da Luca Mazziotti e Salvatore Delli Bovi. Per questa edizione del trofeo Motul numero 5, ancora protagonista il crossodromo Città di Acerra, che è stato interamente ricostruito, lo diciamo sicuramente, in virtù del fatto che doveva svolgersi questa manifestazione 2 settimane prima. Gran lavoro era stato fatto in quell'occasione dai tecnici dell'impianto, che poi hanno soltanto perfezionato qualcosa per questa 2 giorni che è arrivata poi successivamente, e che ha visto l'impianto come sempre presentarsi in ottime condizioni. Qua si fa veramente un gran lavoro su questo circuito per cercare di tenerlo sempre in condizioni perfette. Siamo a 2 passi da Napoli, quindi in una posizione strategica nella nostra regione, e viene raggiunto veramente ogni settimana da tanti appassionati e anche amatori di motocross. Siamo alle battute finali di questa prima manche della MX1, che è stata più o meno fotocopia anche la seconda, con Davide De Bortoli che non è partito
proprio bene, ha recuperato poi su Alfredo Memoli andando a conquistare la testa della gara con gran decisione, gran ritmo. Forse è un po' ceduto Alfredo Memoli in questa prima manche, anche perché la vittoria comunque nella fast è garantita, cercando di conservare le energie, perché vi ricordo che poi ci sarà anche la super campione che andremo ovviamente a seguire a conclusione di tutte le categorie. Va bene, siamo quasi alla bandiera a scacchi del nostro direttore Ciro Borrelli. Complimenti ancora una volta a Davide De Bortoli, che ha svolto veramente due manche fantastiche. Alfredo Memoli alle sue spalle, poi per i suoi compagni davanti all'822 Morelli.